Ciao, nel video di oggi vi volevo far vedere i prodotti che porto tutti i giorni nella mia beauty bag, quindi la pochette dei trucchi che ho in borsa. Ho una borsa che inizia ad assomigliare sempre di più a una valigia, ci manca solo le rotelle. Comunque, iniziamo. Diciamo che ci sono prodotti quasi per un trucco completo e vi faccio vedere. Allora, iniziamo pesco random dall'interno. Allora, all'interno ho questo quad, questa palette di Dolce & Gabbana, questa qui è della collezione natalizia di credo 2 anni fa e ha questi colori, cade tutto? Sì, e ha questi colori sul marroncino, rosa, roba del genere. Io principalmente utilizzo questi tre, questo ora un pochino di meno perché essendo un pochino troppo rosato per i miei standard tende a farmi apparire l'occhio un pochino troppo stanco, quindi lo uso un po' di meno. Poi la CC Cream Cushion della Kiko, questa qui, con la sua spugnetta e il prodotto all'interno. Non mi piace particolarmente, infatti la utilizzo solo in caso di estrema necessità, e questo è il colore WB15. Poi la cipria, questa è della Bottega Verde, il colore è beige crepuscolo e è questa, wow, apriti, questa qui, l'ho quasi arrivata a toccare il fondo. Mi piace, se non fosse che questa spugnetta, la sua spugnetta è ingestibile, nel senso se io la appoggio come andrebbe appoggiata, quindi messa a posto, non si chiude perché tende poi il coperchietto a spingere in avanti, quindi devo metterla indietro, tutta indietro, e andare poi, aspettate, ecco, a tenerla ferma e poi andare a chiudere, e così riesco a chiuderla. Poi un pennello per la cipria, pennellini vari, questo è un piccolo kit della Shaga in cui ci sono questi pennelli doppi che però non utilizzo quasi mai. Poi un mascara della Lancome, questo qui è il Lip Nozzle Dual Eyes, questo pure ormai è in fase di completamento. Un rasoio perché non fa mai male. Un rossetto, questo è quello che indosso adesso, è della Wycon, è un long lasting liquid lipstick e è il numero 15 15 M23, non ha un nome, comunque questo qui. Poi un altro rossetto, questo è della Kiko, è il 108 e è questo qui, non lo so, forse un gatto me se l'è mangiato. No, credo di averlo chiuso male, di aver fatto i danni. Poi un lipstick in matita della Kiko, questo è lo 06 della linea Rock Idol e è questo qui, che è questo fucsia matte, molto carino, e sta qua dentro proprio per comunque utilizzarlo e terminarlo perché sennò andrebbe dimenticato. Un retro matte della MAC Flat Out Fabulous è questo qui, il colore è questo qui. Poi un altro rossetto, questo è un Melted della Too Faced, questo è il Melted Ruby, questo qui, e il colore è questo. Non mi piacciono le tonalità intense, no, per niente. Poi quest'altra cosina con i pennelli, e qui ci sono quest'altri, questo per blush, cipria e altri pennellini vari, questi però non li utilizzo quasi mai. Un water blush della Kiko, questo è il color Mandarin Fizz 02, non so se c'è ancora questa linea, questo pure lo devo finire. Una primer potion piccolina appunto della Urban Decay, non mi piace particolarmente come, come primer. Un altro rossetto della serie
quanti ho, più rossetti che altro. Questo è della Clinique, è il numero 10 Punch Pop. Faccio vedere questo qui, questo, questo qui. È molto cremoso e questo resta lucido. Poi un altro mascara, questo è il The Real, la mini taglia. Carino, sì, però c'è di meglio decisamente. E qualche matita. Allora abbiamo l'ultra glossy della Kiko e questa qui, aspettate che devo temperarla assolutamente, neanche scrive più. Questa qui carina, molto facile da utilizzare. Poi la matita per le per le sopracciglia, la della Essence, la numero 05 Soft Blonde, è questa qui, se si degna di scrivere, ma penso che la butterò comunque. Questo sta qui, qui. Non mi piace assolutamente, eccessivamente dura, cioè mi devo andare a scartavetrare il viso per poterla applicare. Poi della Kiko un Automatic Precision Eyeliner Curl, quindi una matita nera, ve la faccio vedere qui. Questa qui. E infine una matita marrone della Chanel, questa è la numero 62 Amber, questa qui, che da qui non si vede ma è leggermente brillante e mi piace come alternativa a quella nera. E poi ho una mini taglia del Bio Primer della Neve Cosmetics, questo qui, che può sempre tornare utile. E basta, quindi questi sono i prodotti che ho dentro il mio beauty da borsa. Voi che cosa avete? Avete tutta questa marea di prodotti o siete un pochino più essenziali? Scrivetemelo scrivetemi un messaggio qui sotto. Quindi detto questo vi saluto, se avete dei commenti e suggerimenti, come detto, un messaggio qui sotto. Tutti i social sono nel box informazioni che trovate qui sotto. Iscrivetevi, cliccate mi piace, diffondete il verbo e un saluto. Ciao!